Buonasera a tutti, sono Rossano Ferrazzano, sono un socio del Fronte Sovranista Italiano, che è un partito politico costituitosi nel 2016, come tale è nascente da un'associazione che ha cominciato il suo percorso nel 2012. In quanto tale, quindi vi proporrò delle riflessioni che hanno un'impostazione, una prospettiva abbastanza diversa da quelle che abbiamo ascoltato fino ad ora, perché di fronte più o meno allo stesso tipo di problematiche che hanno sollecitato le riflessioni che ci hanno proposto gli altri relatori oggi, la nostra azione si è sviluppata nella direzione del partito politico sin da principio. Quindi la nostra intenzione è sempre stata quella di proporci di arrivare a una rappresentanza parlamentare, quindi attraverso lo sviluppo territoriale del partito e la progressiva partecipazione alle iniziative elettorali. Per questo motivo si capisce che il punto di partenza non è stato l'utopia che è stata ricordata come prima parola importante nella presentazione che ha fatto Valerio, ma al contrario un approccio assolutamente pragmatico, proprio perché il nostro obiettivo era un obiettivo volto all'azione politica e non solo all'elaborazione di contenuti e analisi teoriche astratte. Il tema che oggi ci viene proposto, quello dello Stato coordinatore, è per noi un punto assolutamente centrale, perché riconosciamo fra le cause principali, anzi come causa principale della crisi in cui ci troviamo, la perdita di sovranità da parte della Repubblica Italiana, nel nostro specifico caso, e più in generale da parte degli Stati nazionali, e quindi evidentemente con questa anche la perdita di capacità di intervento sostanziale dell'apparato statale nel suo complesso, sia verso la società sia verso soprattutto l'economia. Per cui lo Stato coordinatore per noi è sostanzialmente lo Stato che è capace non solo di coordinare, facendo riferimento a un obiettivo che è più quello dell'equilibrio quanto quello di una risultante effettiva di questi equilibri, ma anche di intervenire. E di intervenire in quale direzione? Per noi il riferimento è risultato immediatamente molto chiaro nella Costituzione del 1948, e sottolineo quella del 1948 perché da allora ad oggi sono intervenute varie modifiche, varie riforme costituzionali che sono andate tutte nella direzione opposta, seguendo evidentemente l'indirizzo generale della politica del dopoguerra, che ha spinto progressivamente dopo alcuni decenni di soprattutto in Italia, nei paesi che si erano dotati di Costituzione appunto di orientamento socialdemocratico, ha spinto per il ritorno a un regime sostanzialmente liberale, che evidentemente andava in direzione contraria rispetto a quello che stava scritto e sta scritto in buona parte ancora in queste Costituzioni che si possono definire per questo socialdemocratiche. Quindi al di là di ritoccare ancora luoghi che evidentemente sono stati già toccati mille volte, il punto d'incontro fra un approccio più culturale, più astratto, più analitico e quello nostro più pragmatico può essere quello che ci eravamo proposti di affrontare, cioè quello del modello sociale di riferimento che nasce da un approccio come il nostro e come quello poi che sarà declinato eventualmente dalle altre associazioni. Per cui avendo citato la Costituzione come nostro primo riferimento, all'interno del quale c'è non a caso il secondo comma a cui si riferisce il nostro nome, quindi Fronte Sovranista Italiano, viene esplicitamente dal secondo comma dell'articolo 1, che recita che la sovranità appartiene al popolo, eccetera. Quindi lo specchio di questo secondo comma sta nel primo comma, che si riferisce alla parola centrale del lavoro. E quindi il nostro modello sociale è un modello laburista. Modello laburista centrato sul lavoro, e in questo senso, attraverso questo principio, quindi si rivolge ad una prospettiva esplicitamente socialdemocratica. Per questo motivo, fra l'altro,
superiamo e ci siamo imposti da, addirittura formalmente nello statuto, di superare una distinzione che è diventata dominante di fatto nella politica italiana e anche internazionale fra sinistra e destra, che spesso ha un'accezione che è andata sovrapponendosi tra sociale ed economico. Per cui noi invece teniamo a restituire a questa distinzione tra sinistra e destra quella originaria, per cui la sinistra è sostanzialmente progressismo e la destra è conservatorismo, lasciando invece le direttrici economiche alle categorie più proprie del liberalismo per l'orientamento capitalismo e socialismo per l'orientamento invece laburista e popolare. In questo senso lo Stato ha quindi un compito chiaro in un quadro del genere. Nel momento in cui si sceglie la parte del lavoro come fondamento, come base della Repubblica, si dice una cosa molto precisa, che non è né di destra né di sinistra, non è progressista, non è conservatrice, ma è laburista, quindi socialista. Questo vuol dire che appunto lo Stato, come è stato già detto anche oggi, ha il dovere di intervenire nei limiti del possibile e è stata detta una cosa importante oggi, cioè che lo Stato non ha potuto dettare immediatamente quali fossero gli obblighi suoi da riconoscere come diritti sociali alla popolazione, ma che si è limitato a delle formulazioni del possibile, stante la scarsità di mezzi disponibili, quindi lo Stato tutela, lo Stato riconosce, eccetera, eccetera. Una cosa ancora più importante è quella di tutelare attraverso queste misure prospettiche, quindi non immediate, un luogo di contrattazione sociale che è quello che identifica il modello sociale che noi abbiamo riconosciuto nella Costituzione e che abbiamo fatto nostro. In particolare quindi il modello pluriclasse, cioè il modello pluriclasse che identifica la società come portatrice di istanze e interessi diversi, inevitabilmente se non proprio conflittuale almeno in concorrenza distributiva fra di loro, perché la maggior parte dell'economia è fatta così, con l'idea di accettare quindi il conflitto sociale che tipicamente si svolge quindi fra le due entità del lavoro e del capitale in un contesto organizzato e quindi indirizzato da che cosa? Appunto dalle indicazioni che sono negli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana, sia dedicati ai rapporti economici, sia a quelli dedicati alle strutture istituzionali disegnate dalla Costituzione. Per cui si accetta che, anzi si tutela addirittura direi, ci si assicura che il conflitto sociale si svolga in alcuni ruoli e che non venga sottratto al confronto diretto fra i vari soggetti sociali. Quindi non si immagina una società irregimentata e bloccata da poteri che siano sovraordinati allo svolgersi di questa dialettica, inevitabilmente in certa misura conflittuale, fra parti sociali. Questa è una questione che secondo noi è particolarmente urgente, perché proprio oggi, nel momento in cui la popolazione ormai è stata portata davanti a una condizione estremamente difficile proprio dal dispiegarsi delle riforme liberali che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni, si propone una via d'uscita che comincia a strutturarsi in maniera abbastanza articolata e chiaramente indirizzata. Faccio riferimento alle misure che ci presentano come soluzioni statali nei confronti delle sofferenze della società che si stanno affacciando ora anche in Italia. In particolare faccio riferimento al reddito di cittadinanza, al salario minimo garantito, alcuni parlano anche di piani di occupazione pubblica, un'altra associazione come l'MMT per esempio conosciamo tutti. Tutte queste misure vanno tutte nella direzione di porre lo Stato come intermediario che
che si muove secondo le sue proprie logiche, quindi attraverso le logiche formali definite, delle misure burocratizzate, quindi determinate anche da un punto di vista quantitativo. Cominciamo ad avere dei numeri simbolici che tra l'altro girano tutti intorno circa gli 800 euro al mese completamente, quindi questo comincia ad essere abbastanza chiaro. Parliamo ad esempio dei 780 euro del reddito di cittadinanza, degli 838 euro della stipendio minimo a cui si è obbligati ad accettare il posto di lavoro per non perdere il diritto al reddito di cittadinanza, eccetera. Quindi sono tutte misure che vanno verso una intermediazione, quindi una sottrazione dell'attrito sociale tra il capitale ed il lavoro. E questo evidentemente porta la questione su chi decide il punto di equilibrio. Cioè non lo decide più il libero contrasto fra il capitale e il lavoro, ma lo decide l'apparato statale, la cui rappresentanza oggi è piuttosto squilibrata, perché abbiamo una rappresentanza, tornando alla sostanza della politica di oggi, quindi quella fra liberalismo e socialismo, che presenta il 100% oggi della rappresentanza a partiti liberali. E lo vediamo, chi difende effettivamente gli interessi del lavoro oggi fra i partiti che sono presenti in Parlamento? Dirò di più, chi difende oggi effettivamente gli interessi del lavoro in maniera chiara e esplicita fra gli stessi sindacati del lavoro? Nessuno. Sono tutti con un orientamento ideologico chiaramente ed esplicitamente liberale. E questo evidentemente sembra essere una soluzione, ma è una soluzione imposta dal domus, cioè dal denaro, che è oggi gestito esplicitamente per la perdita della sovranità monetaria attraverso i canali del mercato finanziario. Non esercizio, non c'è stata nessuna perdita di sovranità monetaria. Sì, un discorso interessantissimo, riguarda sempre quello che ha detto, riguardo le monete, riguardo la formalizzazione, però di fatto oggi è la stessa cosa, è stato ceduto. Un po' diverso che non hai esercitato una cosa che dovevi esercitare, quindi con un momento la puoi esercitare oppure averla persa. Averla persa formalmente. Avere dato certe competenze alla BCE ci abbia tolto sovranità monetaria, non c'entra niente. E infatti questo, se posso aggiungere a conferma, la nostra idea infatti non è che siamo stati aggrediti da potenze estere o da soggetti che hanno tramato nell'ombra, che pure esistono e hanno fatto il loro, ma che è stata la nostra classe dirigente che ha ceduto passivamente e ha scelto invece attivamente di percorrere certe traiettorie politiche, ed è ancora la nostra classe dirigente oggi, si può dire compreso in certa misura quella attualmente al governo, che pure evidentemente ha dei limiti politici piuttosto stringenti, di non esercitare pienamente le proprie facoltà. Perché è vero che, facciamo un esempio banalissimo, l'articolo 81 famoso riformato, se lo si legge attentamente, non dice esattamente che si debba per forza perseguire il pareggio di bilancio, dice cose piuttosto diverse, che ovviamente vanno a ricalcare alla fine le forme del fiscal compact di fatto nell'intenzione, ma che lascerebbe uno spazio piuttosto sostanzioso all'esercizio di una sovranità di bilancio piuttosto importante, tanto è vero che quando il governo italiano va a parlare, tutti i governi italiani, quindi non solo l'ultimo, è stato un caso proprio eclatante, ma anche quelli precedenti, ricordiamo Renzi sotto referendum, che aveva minacciato di non dare il benestare dell'Italia al bilancio biennale dell'Unione Europea che stava per essere approvato. Quindi tutti hanno dimostrato che effettivamente c'è un braccio di ferro fra poteri che possono ancora essere esercitati, quindi correzione utile, questione più di forma. Quindi ritornando indietro, la questione fondamentale è che questa nuova struttura dei rapporti sociali che si sta configurando in Italia sembra preludere ad una intermediazione sistematica dello Stato nella determinazione di punti di equilibrio fra mercato e lavoro. E questo appunto però significa mettere in mano la leva della regolazione a quelle entità che decidono, e sono capaci di decidere di fatto, diciamo in maniera corretta,
i punti di equilibrio della circolazione della moneta attraverso il trasferimento di alcuni poteri specifici in sede comunitaria, quindi al riparo dai processi elettorali, come si sa che è stato detto. Quindi per noi rimane centrale il lavoro, e per questo, per dare valore e potere al lavoro, è necessario che si mantenga uno spazio di contrattazione, quindi di conflittualità sociale aperta, diretta, esplicita fra il lavoro e il capitale, in forme però organizzate come indicato dalle forme costituzionali. Questo vuol dire fondamentalmente che è necessario che vi sia un sostanziale equilibrio di forze fra capitale e lavoro, e quindi che si debba andare verso delle forme organizzate di rappresentanza del lavoro, dove evidentemente, insomma, sto dicendo le cose trite e ritrite, il singolo lavoratore ha tipicamente una forza marginale rispetto a quella dell'imprenditore. Io non lo chiamerei, a proposito, datore di lavoro, perché il datore di lavoro è il lavoratore, e no, attenzione, questo è uno dei tanti punti semantici fondamentali di questa rivoluzione. Chi ha il lavoro non è l'imprenditore, chi ha il lavoro è il lavoratore. Il lavoratore cede il suo lavoro all'imprenditore, e infatti imprende, cioè lo prende. E il lavoro dell'imprenditore non è quello di dare il lavoro, ma di dare un'altra cosa, di dare un salario e di riconoscere certi diritti all'interno del contratto di lavoro. Quindi non bisognerebbe parlare di datore di lavoro, ma bisognerebbe parlare di datore di salario e di diritti. E in questa maniera probabilmente il ruolo sociale dell'imprenditore sarebbe definito in maniera più chiara. Questa è una delle tante mistificazioni potentissime che la lingua dominata da un certo tipo di classe, che è quella capitalista, ha impresso nella nostra società. Quindi, parlando di dominio attuale della moneta e dei mercati della moneta, la nostra visione della società guidata dal modello costituzionale ci porta quindi a parlare non più di mercati, ma di classi dirigenti. Evidentemente anche i mercati esprimono in una certa maniera delle classi dirigenti, che però sono sostanzialmente sottratte alla possibilità non dico del controllo, ma anche del confronto sociale, perché sono determinate attraverso il regime del diritto privatistico dai titolari delle varie società che costituiscono i soggetti che si muovono nel mercato finanziario. Quindi la classe dirigente in realtà però è quella che tiene in mano le vere leve del potere. Come ha ricordato bene, con una puntualizzazione effettivamente molto utile, il professor Galloni, è un'illusione ottica quella che il denaro eserciti un potere sovraordinato a tutti gli altri. Non è mai vero, perché il denaro stesso, come è stato detto bene dal professor Amato, in realtà prende la sua forza dalla legge. Ora, il professor Amato dà una sfumatura delicata alla questione attribuendo il potere della legge al denaro, ma la nostra sensazione, la nostra idea è quella contraria, cioè che sia la legge a dare valore al denaro, e quindi chi impugna la facoltà di scrivere la legge è lui che dà il valore al denaro e non viceversa. Pensiamo anche al fatto che tutti i mercati finanziari non sono autonomi, non sono autodeterminati. Tutti questi mercati possono funzionare, sto andando lungo, un minuto, possono funzionare esclusivamente in virtù di leggi degli stati che esistono. Primo fra tutti evidentemente quella che determina la stessa moneta. Quindi la necessità di determinare delle classi dirigenti è quella di avere un controllo popolare democratico sulle classi dirigenti, e questo porta alla necessità di avere delle classi politiche che guidino il processo di selezione delle persone che vanno a comporre la classe dirigente, e che poi siano, attraverso questo processo democratico popolare dal basso, capaci di determinare effettivamente una tutela degli interessi dei rappresentati
della popolazione. Per questo motivo l'ambito evidentemente non può essere che quello nazionale, perché è l'unico che ha sviluppato nella storia, e non casualmente, delle strutture che siano effettivamente democratiche e rappresentative attraverso quei fattori di comunanza basati secondo me sul territorio, addirittura sulla geografia, che permettono poi di avere una convergenza di interessi sostanziali. Avrei parecchie altre cose da dire, vorrei limitarmi ad una sola perché evidentemente ho preso già troppo tempo. Volevo solo dire questo: credo che dal punto di vista valoriale, venendo quindi alle questioni sociali più concrete, la vera alternativa sta in una visione che è quella attuale liberale, basata su un modello di umanità e su un modello di società individualista e atomistico, in cui ogni soggetto è autonomo e distaccato, e la necessità è quella invece di recuperare una visione collettiva e organica, rendendosi conto che la concorrenza che oggi è la legge unica attraverso cui si esplicano praticamente la totalità dei rapporti sociali è sostanzialmente una produttrice di tossine per quella che è la società, cioè la società è un organismo intero che inevitabilmente, se deve sopportare degli squilibri, poi trasmette attraverso il circolo sociale questo malessere a tutto il corpo. Quindi in questo senso noi speriamo anche che il corpo sociale in un tempo ragionevole ributti questa impostazione, perché è tossica. Avrei altre cose da dire, ma insomma credo che vi devo ringraziare per la presenza.